festival dell'apparato digerente è nato per portare i medici nelle piazze dai pazienti. Ovviamente devono essere medici in grado di confrontarsi con i pazienti in maniera diretta e interattiva e quindi devono essere professionisti molto importanti, validi, capaci di affrontare questo tipo di sfida. I luoghi, le locations in cui il festival si sviluppa devono essere locations in cui la gente passa, quindi devono essere librerie piuttosto che bar, piuttosto che piazze. Gli argomenti centrali sono le patologie, le malattie dell'apparato digerente, soprattutto quelle che più impegnano la gente, come la sindrome dell'intestino irritabile, come il reflusso gastroesofageo, i diverticoli del colon, come altre condizioni così frequenti. Ma è ovvio che durante il testing dell'apparato digerente si parla anche di condizioni di tutt'altra natura, come la nutrizione, come i probiotici, come gli integratori, come tutte quelle condizioni, tutte quelle cose che fanno parte della vita quotidiana della gente, che devono essere organizzate, orientate perché facciano bene alla loro vita e non portino danno. Il festival nasce per essere portato in giro, per diventare un tour. Per la prima volta è stato fatto a Ferrara. Sono alcuni anni che nel mese di settembre si svolge a Ferrara, ma è ovvio che la speranza è quella di condurre questo format di contatto interattivo tra i medici e i loro pazienti in più piazze, nel maggior spazio possibile all'interno del territorio italiano.